Il PD regionale, soprattutto il PD fanese e l'amministrazione comunale seria abbiano tradito gli interessi di Fano e dei fanesi, lo abbiano fatto nei confronti dell'ospedale Santa Croce che è in via di smantellamento purtroppo, ma tradito, questi personaggi hanno tradito anche la città di Fano sul tema sicurezza e di qualche giorno fa il grave episodio di tentata violenza ad opera di un immigrato nei confronti di una giovane minore avvenuto proprio nei pressi della stazione di Fano e quindi proprio all'interno della città, e questo episodio riporta a galla le responsabilità del governo sempre a targa PD in tema di immigrazione senza regole, senza controlli, e in tema di forze di polizia, quelle forze di polizia che tramite i loro sindacati hanno denunciato qualche giorno fa di essere abbandonate, di essere umiliate da questo governo e di non avere più nemmeno i mezzi e gli uomini per far fronte a questa escalation di criminalità. Toni accesi, quelli del segretario provinciale di Fratelli d'Italia, sui temi della sanità, sicurezza sociale e buon governo della città di Fano. Baldelli e Pollegioni non le mandano a dire al sindaco Seri, dopo che sul destino del Santa Croce ormai, a loro dire, è stato cantato il De Profundis. Le strategie del primo cittadino sul modo di affrontare il tema dei mendicanti e parcheggiatori abusivi con dialogo e conoscenza del fenomeno non convincono il coordinatore fanese, che chiede serrati controlli e azioni concrete, perché il problema dell'immigrazione clandestina è una pentola a pressione pronta a esplodere. Noi siamo sicuramente stufi delle prese in giro di questa amministrazione e di Seri, che sta facendo delle battaglie ormai false, che non hanno nessun tipo di riscontro, perché inascoltate dal Presidente della Regione. Tant'è vero che la dimostrazione, che la testimonianza che Seri ci sta dando e la sua amministrazione del PD in questo momento è quella di aver sposato la linea del sindaco Ombra Minardi di Ceriscioli e del sindaco di Pesaro Ricci. Questo comunque anche a testimonianza del fatto che il sindaco Ricci nel silenzio fa crescere muraglia cresce, mentre invece Seri con le sue letterine d'amore al presidente della regione fa sì che il Santa Croce ogni giorno venga smantellato.